Ciao a tutti, sono Flavio Renga, sono un ingegnere elettronico con una grande passione per la divulgazione scientifica e per l'education. E qui nel progetto di connessioni mi occupo in particolare di pensiero computazionale e apprendimento creativo. La vera sfida di questo corso è provare a sperimentare il pensiero computazionale attraverso l'apprendimento creativo. In questo percorso collaboriamo insieme per raggiungere tanti obiettivi di apprendimento. Impariamo a utilizzare il linguaggio Scratch e applicarlo alla robotica educativa. Sperimentiamo questi strumenti nell'apprendimento sia in presenza che a distanza. Ci allineiamo anche a progettare, sperimentare e documentare attività didattiche che prevedono l'apprendimento creativo come approccio educativo. Infine ci facciamo anche una domanda: come possiamo promuovere nella nostra disciplina lo sviluppo della capacità logica e critica tipica del pensiero computazionale? Per trovare la risposta a queste domande utilizzeremo quattro ingredienti speciali. Le 4 P, Project, lavoreremo a un nostro progetto. Passion, sceglieremo un tema che ci appassiona. Peers, collaboreremo e impareremo insieme. Play. O gioco. Impareremo facendo. Questo è in due parole l'apprendimento creativo, ovvero imparare con le 4 P. Per fare questo ho scelto due strumenti speciali. Il primo è la piattaforma Scratch e il secondo è la robotica educativa. Scratch è un ambiente in cui possiamo sperimentare le basi della programmazione e possiamo farlo utilizzando dei mattoncini colorati che si agganciano tra loro. Esattamente come capita con i mattoncini Lego. E con questi mattoncini possiamo costruire tantissimi nuovi progetti. La robotica educativa aggiunge invece concretezza a questo processo di apprendimento. Vedere un oggetto che si muove, che segue la mia sequenza di istruzioni, rende tutto molto più efficace, rende più efficace il processo di apprendimento, riduce lo sforzo di astrazione e rende semplice individuare l'errore. Non sono necessarie competenze pregresse, è sufficiente essere curiosi di sperimentare, di creare insieme agli altri, con un pizzico di divertimento e di leggerezza. Io immagino il nostro spazio di apprendimento con tre caratteristiche. Un pavimento basso. Nel giro di poco tempo tutti devono poter riuscire a creare il proprio progetto. Anche un soffitto alto, perché chi vuole deve poter sperimentare anche cose più difficili. Le mura larghe, la mia passione è diversa dalla tua e quindi devo poter arrivare al soffitto alto seguendo la mia passione. La mia fonte di ispirazione è l'approccio che promuove Mitch Resnick del MIT Media Lab, il papà di Scratch. Insieme potremo creare un catalogo di tecniche, di progetti, di idee. E potremmo rivedere queste raccolte quando avremo bisogno di nuove ispirazioni. Scopriremo anche che il pensiero computazionale e l'apprendimento creativo possono essere applicati trasversalmente a tutte le discipline. Ci prenderemo tutto il tempo necessario. Chi non conosce Scratch avrà tutto il tempo per muovere i primi passi con questo bellissimo strumento. Chi invece già lo conosce avrà tutto il tempo per sperimentare progetti più complessi, quello che Mitch chiama il divertimento difficile. Vedremo anche tecniche più unplugged, perché si può fare pensiero computazionale, apprendimento creativo anche senza tecnologia. Ci saranno anche momenti di riflessione sulle tecnologie e sul rapporto che questa ha con noi e con la società. E poi ci saranno anche delle sorprese che però adesso non vi posso raccontare.